Ma quante cose sono successe in questo weekend, ragazzi? Bitcoin arriva di nuovo ai massimi storici, li rompe, fa un nuovo all time high, poi inizia a crollare. Va bene, allora, questo ribasso era un po' atteso, l'ho detto anche ieri nella live per il compleanno di Bitcoin. Oggi andiamo a fare analisi ciclica e tecnica di Bitcoin, ma anche di Ethereum, perché Ethereum, ragazzi, ha fatto nuovi massimi e soprattutto è alle prese con una super resistenza a $1000 che deve essere tenuta sotto stretto controllo, ragazzi. Poi ci sono due grafici che voglio farvi vedere, sono due immagini, una veramente strasimpatica e una è secondo me un'immagine storica che dobbiamo stamparci nella nostra testa. C'è un'altra news però che in maniera corretta do a tutti i miei follower, a tutti gli amici della community Trading Honor. Negli ultimi giorni c'è stato un boom enorme di iscritti nella mia Academy. Ragazzi, io sono stracontento, però è anche vero che la mole di lavoro è aumentata in maniera enorme e soprattutto quello che è aumentato è la mia volontà di dare veramente un contenuto e di aiutare tutti questi nuovi iscritti che si sono riversati in massa. Perciò, ragazzi, non posso fare altro che chiudere le iscrizioni alla Trading On Academy il prossimo 10 gennaio. Do questi giorni di tempo, ovviamente, ragazzi, per correttezza nei confronti di chi di voi si volesse ancora iscrivere, soprattutto in vista di questi momenti un po' concitati, e quindi mi sembrava anche giusto dare questi ultimi giorni di tempo. Quindi il 10 gennaio chiudiamo le iscrizioni per questo momento sulla Trading On Academy. Faremo una serie di migliorie, una serie di cambiamenti, perché già ho realizzato un super percorso per i nuovi arrivati per istradarli immediatamente ad essere operativi in Academy. Ovviamente, sempre, ragazzi, stiamo parlando del trading e degli investimenti, non è una materia che si può masticare da qui a domani, ovviamente non è possibile. Però questo percorso è adatto subito a tutti perché spiego, diciamo, la mia strategia di trading sul ciclo settimanale, che subito può essere facilmente seguita. Poi stiamo realizzando una serie di webinar per dare risposta a tutti questi nuovi arrivati. Insomma, ragazzi, dobbiamo un pochettino tirare i remi in barca in questo momento per dare maggiore valore a tutti gli iscritti che ci hanno dato fiducia. Perciò 10 gennaio si chiudono le iscrizioni alla Trading On Academy. Poi successivamente alla riapertura ci sarà un incremento di prezzi, come vi avevo correttamente indicato, ragazzi, per non fare il furbo che poi si aumenta i prezzi senza dire le cose come stanno. Va bene, allora, dovevo dare questa notizia, ragazzi. Chi di voi volesse ancora iscriversi a tempo fino al 10 di gennaio. Andiamo sui grafici a vedere tutto quello che è successo e poi vi faccio vedere anche quei miei due fantastici video, scusate, immagini che sono molto belle. Perché anzi, facciamo una cosa, ragazzi, una ve la mostro immediatamente ed è questa qua, ragazzi. Allora, questa è l'excursus del Satoshi contro il dollaro, ragazzi, ed è veramente magnifica perché questa pagina ci dice quanti dollari, quanti satoshi servono per fare un dollaro. Ragazzi, non parliamo neanche più di Bitcoin, ma parliamo di satoshi. Ragazzi, oggi, in questo momento, un dollaro è composto da 3.162 satoshi. Alla 10 anni fa, ragazzi, ci volevano 334 satoshi per fare un dollaro. La percentuale di svalutazione non è calcolabile, 99.9999%. Il dollaro si è deprezzato contro il satoshi in una maniera spaventosa. Questo me la dice lunga su quello che è il momento attuale di Bitcoin, su quello che è il momento della più grande cripto della storia in questo momento. Veramente entusiasmante a vedere un grafico di questo tipo, o diciamo una tabella di questo tipo, è come l'asset dollaro stia perdendo la sua valorizzazione. Andiamo all'analisi ciclica di Bitcoin, importantissima in questa fase, perché non vi nascondo che io sono uscito dalle mie posizioni di trading, ve l'ho detto prima, ve lo riaccenno adesso,
Perché, ragazzi? Perché Bitcoin ha iniziato una fase di chiusura di un ciclo, intanto di natura settimanale. Non sappiamo se l'ha chiuso già su questo minimo, secondo me sì. Per tranquillità anche mia, non ho ancora avuto segnali adatti dal mercato per ritornare dentro. Mi aspetto un po' di respiro in questa fase, come l'ho detto, ho detto ieri già su a tutta la rete su YouTube. Continuo ad aspettarmi un po' di respiro in questa fase, che sarà probabilmente da 1 a 2 giorni, quindi oggi, domani vedremo. Se già da domani avrò un segnale di inversione, di divergenza sui miei grafici che usiamo in Academy sul ciclo settimanale, probabilmente imposterò un nuovo rientro lungo, perché io continuo a seguire il trend e non esco da questo trend fino a quando il mercato non mi darà inversione. C'è da dire che alcune problematiche iniziano, diciamo, anche a vedersi chiaramente, ragazzi. Intanto siamo, da un punto di vista di grafico mensile, su degli eccessi. Vi farò vedere queste cose in un prossimo video stra importante, dove analizzeremo il grafico di lungo periodo, ragazzi, quindi iscrivetevi se ancora non lo avete fatto sul canale, per non perdervi anche questi nuovi video. Ma qui è evidente che siamo, da un punto di vista anche di fase ciclica, ragazzi, in una fase mediana di quello che è un ciclo che dovrebbe essere iniziato lo scorso 26 di novembre. Il ciclo mensile invece è un po' complesso da vedere, perché ci sono una serie di problemi, ragazzi. Essendo che Bitcoin ha fatto questo trend totalmente dritto, non ha dato dei segnali chiari sui minimi, e quindi di vedere e di capire se questo ciclo mensile è iniziato qui, ragazzi, in questa zona intorno alla prima decade di dicembre, oppure addirittura qui il 21. Ci sono diverse teorie. Anzi, vi chiedo, ragazzi, chi di voi è un ciclista? Detto così sembra Pantani, che buono. Ricordiamo il grande Pantani, va bene. Allora, chi di voi è un ciclista ed ha anche una sua idea su questo argomento, dove è iniziato questo benedetto ciclo mensile di Bitcoin, scrivetemelo nei commenti, perché ci confrontiamo ed è molto bello anche avere punti di vista differenti, anche perché nella community Trading On ci sono veramente tantissimi esperti, perché alcuni di voi mi scrivono commenti di una certa levatura sempre sui video. Quindi, ragazzi, scrivetemi anche la vostra view da questo punto di vista. Allora, al momento io sto valutando l'idea che nella giornata di oggi si sia chiuso questo ciclo, una struttura ciclica di una quarantina di giorni, ragazzi, che non sappiamo se sono due mensili, non sappiamo se è un mensile unico. Questo, come vi dicevo, è complesso da comprendere in questa fase, perché ci sono diverse possibilità, però sicuramente questa giornata ha dato un minimo importante di rilievo di close di un ciclo che possiamo vedere come una metà ciclica di questa struttura, che è iniziata il 26 di novembre scorso e ha questa sua linearità. Perché ha questa linearità? Perché da qui in poi, ragazzi, ci avvicineremo alla cosiddetta zona di chiusura del ciclo annuale, e non zona di prezzo ma zona temporale, ragazzi, ok? Vi ricordo questa differenza. Quella è una zona temporale, cioè da metà febbraio in poi fino a metà di maggio. È una zona delicatissima per i mercati, che dovremmo assolutamente tenere sotto stretta osservazione. Pericolo quindi sul grafico di Bitcoin. Abbiamo fatto un massimo, da qui comincia a crollare, ragazzi. Io ancora non la vedo così, quindi ve lo dico in maniera chiara. Adesso passiamo su Ethereum e poi vi faccio vedere anche l'ultimo grafico che vi ho promesso. Io ancora non la vedo così, non ci sono segnali di inversione di trend. Certo è che un massimo è stato fatto e siamo anche nella fase di possibile massimo di Bitcoin del ciclo annuale, ma questo lo vedremo in un prossimo video. Al momento, per quanto riguarda la fase di breve per questa settimana e anche una parte dell'altra, io mi aspetto un rientro di Bitcoin in un nuovo ciclo. Quindi, quando mi darà un segnale di inversione e di ingresso long nuovo, io tornerò sul canale
bizzarro. Questa è la mia view in questo momento. Ragazzi, vi faccio vedere anche qualche livello di supporto e di resistenza. Allora, la resistenza attuale chiaramente in price discovery diventano i $35,000. Il supporto più immediato sono queste due medie mobili che ovviamente hanno fatto da strasupporto al mercato. Vedete la media mobile in questione che usiamo costantemente, ragazzi, questa è una media mobile a 11, vedete, periodi, mentre l'altra è a 21. Questa media mobile ha fatto da supporto, ma è tutta l'area che vedete qui all'interno che farà da supporto. Certo, estremamente lontana, è chiaro che la volatilità in questa fase potrebbe essere difficile. Nei prossimi giorni potremmo ancora assistere delle candele rosse, magari giornaliere, che siano inside a questa gigantesca avvenuta oggi. Passiamo ad Ethereum, ragazzi. Ethereum ha un grafico bellissimo ed è per la prima volta sopra i $1,000 rispetto alla famosa giornata del 2017. Ragazzi, è bello vedere queste cose. Vedete, da qui che non ci entrava, scusate, era a gennaio, infatti vi ricordavo bene, è gennaio del 2018, ragazzi, eccolo qui, perché Ethereum ha fatto il massimo qualche giorno dopo Bitcoin nella bolla del 2017. Allora, siamo tornati anche qui su Ethereum in questa zona. È importantissimo che la giornata di oggi chiuda al di sopra del livello di $1,000, al di sopra di questa zona, perché altrimenti si va a configurare un fake break di questa resistenza che potrebbe essere pericolosissimo per il prosieguo della fase rialzista dei mercati. Questi spike non mi spaventano su Ethereum, perché, anzi su Ether, ragazzi, ho promesso che dico il nome giusto, ok? Devo abituarvi ancora. Ok, allora, non mi spaventano su Ether perché semplicemente, essendo un po' piccolina rispetto alla capitalizzazione di Bitcoin, potrebbe fare questi spike, ragazzi, quando arrivano flussi importanti di ordini. Non mi dispiace per niente il deflusso invece da Bitcoin alle altcoin che è avvenuto nella giornata di ieri e ha continuato oggi. Questa è la vera notizia, secondo me, ragazzi, che chiude il cerchio. Non sono cap che vanno fuori dal mercato cripto, ma vengono spalmati su altri progetti, cosa estremamente importante, splendida, perché significa che non solo Bitcoin ma anche altri settori potrebbero nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, dare grande soddisfazione. Tornando al grafico, da un punto di vista di supporti, ragazzi, ci sono supporti lontanissimi. Dobbiamo lasciare al grafico la possibilità di svilupparsi, perché dopo il super candelone del più 26% di ieri, Ether non ha supporti immediati. L'ultimo, ragazzi, è a 700 qui, quindi il minimo di oggi a 860 diventerà un supporto per Ether. Queste sono fasce che vi avevo indicato nell'ultima analisi, credo 2-3 settimane fa, su Ether. Sono fasce corrette di resistenza, e se si posiziona qui in questa zona ci può stare anche qualche giorno. Ben venga, ragazzi. Io credo che se il mercato e se la fase ciclica di Bitcoin spingerà ancora verso un nuovo massimo tra la fine del mese di gennaio e i primi di febbraio, potremmo vedere anche Ether sopra i massimi storici, ok, ragazzi? E questo potrebbe essere, anche perché da un punto di vista di analisi ciclica, Ether ha iniziato un nuovo ciclo il 23 di dicembre, quindi siamo in piena fase up, ragazzi, in piena fase up. Fino a questo momento, quindi fino a metà del mese di febbraio, può ancora spingere tranquillamente al rialzo. Questo non significa che da domani sale ai massimi storici, come sempre mi ripeto, per chi non ha un po' chiari i concetti di analisi ciclica, significa che la fase è positiva e quindi ci può essere, potrebbe esserci ancora positività. Poi l'analisi dei prezzi e il trend vi dirà cosa fare. In questo momento long, per chi è long su Ether, non ci sono stop, non c'è assolutamente niente. Proteggete l'operazione se siete in trading veloce, se siete holding di vecchia data, ragazzi, non c'è nulla da fare, si sta hold e basta. Se invece siete su
sulla posizione di trading intraday va gestita un po' bene, perché dopo un 30% ragazzi escursus ci sono. Ora vedremo tra domani e dopodomani se darà segnali per nuovi supporti. Vi faccio vedere l'ultimo grafico, quello che mi ha strappato un sorriso ragazzi, mi ha strappato un sorriso, perché Bitcoin è il nono posto fra le aziende, diciamo così, insomma, fra gli strumenti, gli asset finanziari più capitalizzati del mondo. È storia, ragazzi, bellissimo. Allora, vi faccio vedere questo grafico di top asset by market capitalization, quindi market cap. La prima è Apple, con la sua straordinaria capitalizzazione di 2.200 billion, una cosa enorme ragazzi, non riesco neanche a pronunciarla. Ma poi abbiamo Microsoft, Amazon segue al terzo posto, Alphabet sarebbe Google, quindi segue al quarto, Facebook ragazzi, ma anche una differenza enorme già tra queste cap 4, queste top 4 ragazzi, è Facebook, la differenza è veramente enorme, mancano 1.000 miliardi di capitalizzazione, quasi, veramente enorme rispetto ad Amazon, Microsoft e ad Apple. Poi abbiamo Tesla, che non so sinceramente perché si trova in questa posizione, perché vi assicuro io non ho Tesla in portafoglio, le altre le ho tutte ma Tesla no, e non capisco per quale motivo si trova lì, ancora lo devo capire. Va bene, allora poi Tencent, che Alibaba, quindi, e poi il nostro Bitcoin raggiunge il nono posto in questo momento tra gli asset più capitalizzati nel mondo, nella top 10 tra gli asset più capitalizzati del mondo, ma anche a leggera differenza di prezzo tra Alibaba, Tencent, ma anche Tesla, che siamo lì ragazzi, potrebbe anche rompere la capitalizzazione di Facebook in quest'anno, se dovessimo assistere ad una nuova ondata rialzista dopo magari, che so, la chiusura di questo ciclo annuale. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, è una giornata comunque anche questa di ricordare, difficile comunque sui mercati, difficile, lo capisco anche per chi è appena arrivato, assistere a queste turbolenze, ma chi di noi sta su questo mercato da tanto tempo ormai è abituato ragazzi, quindi nervi saldi e soprattutto pianificate una strategia, perché se non avete pianificato una strategia e non avete formazione, prendete botte ragazzi, ok? Quindi meglio stare fermi in quel caso, comprate pochissimi bitcoin e iniziate a far marginare la testa, appassionatevi a questo mercato, entrate dentro il mondo delle criptovalute, va bene ragazzi? Come sempre scrivetemi nei commenti qualsiasi vostra idea, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti!